avvelenando i rapporti geopolitici. Se noi discutiamo di come farla pagare, tra virgolette, alla Gran Bretagna, se ci sono tensioni sull'export, è chiaro che tutto ciò è il termometro di un avvelenamento del clima complessivo dentro gli stati, in tutti gli stati, perché sentivamo la Germania, ma noi sappiamo che se piove a Berlino grandina da noi e le dinamiche sono le stesse dentro gli stati e fra gli stati. Una battuta prima di rispondere su Sputnik. Certo. È giusto che ci sia in Germania ovunque il richiamo alla necessità di un livello superiore che interviene a sopperire alle difficoltà o agli errori del livello o alle stupidità del livello inferiore. Però questo richiede che il livello superiore, lo Stato in questo caso, sia più bravo, più veloce, più efficace. Perché il meccanismo dei due livelli è quello che abbiamo di fatto scelto con l'Europa. Abbiamo accettato che il livello inferiore, lo Stato, lasciasse all'Europa un ruolo importante che non era previsto per l'Europa in materia sanitaria, per poi scoprire che il livello superiore non necessariamente risolveva i problemi che a livello inferiore lo Stato si dovevano affrontare. È tutto il dibattito di questi giorni, che è forte anche in Germania, che è forte anche in Francia, che... Il tema di Sputnik, lei diceva se ne parla troppo poco di questa dimensione geopolitica. Mi permette una battuta, secondo me se ne parla troppo se pensiamo al caso dello Sputnik, perché tutta la vicenda Sputnik, che tra l'altro ricordiamo sta facendo cadere il governo della Slovacchia, perché si è diviso dopo che il primo ministro ha detto prendo lo Sputnik e in un paese dove i rapporti con la Russia sono sempre abbastanza delicati, il governo sta andando a pezzettini. Però il caso dello Sputnik è un caso di qualcosa di cui si parla troppo in assenza di dati oggettivi per cui parlarne, di motivi per cui parlarne. Noi il tema di cui stiamo parlando tutti è che non abbiamo vaccini. La Russia di Sputnik ha prodotto ad oggi 12 milioni e mezzo di dosi, più o meno poco più delle dosi che sono servite all'Italia o alla Germania, 12 milioni e mezzo. Di questi 12 milioni, 8 milioni li hanno utilizzati i cittadini russi. L'avanzo è di circa 4 milioni e tutto il mondo sta ad oggi, di produzione ad oggi, ma noi non ci fidiamo più delle promesse di produzione futura, le abbiamo viste con tutti che sono previsioni toppate, anche di chi ha capacità produttive e la Russia non le ha. Noi stiamo parlando tutti della diplomazia del vaccino di Sputnik su 4 milioni di dosi e oltretutto di un vaccino che non è ancora approvato. Quindi se un vaccino fosse approvato e disponibile, non saremmo qui a discuterne, perché voglio dire, io sarei il primo a farmi vaccinare da un vaccino approvato e disponibile. Noi stiamo parlando di un vaccino non approvato e non disponibile. Certo, la Russia dice il vaccino lo produrremo con accordi con le case produttrici dei singoli paesi. Bingo, sappiamo tutti che questo non è facile, se no sarebbe già successo anche con le altre aziende, richiede diversi mesi, stima probabile 7-8 mesi. Però professore, non sarà disponibile, però San Marino l'ha già preso e ha già vaccinato con quello. Ma certo, San Marino è uno degli stati più popolosi del mondo dei 4 milioni di dosi, se io no, ne prendo certo. Per San Marino 25.000 probabilmente risolvo il problema, non dell'approvazione, il problema della disponibilità. Ma quando guardiamo al resto del mondo, quando guardiamo ai paesi di COVAX, e quando accusiamo tra virgolette la Russia di fare diplomazia del vaccino, cosa che fanno tutti, anche gli americani l'hanno dato al Messico e al Canada, le poche dosi che hanno reso disponibili, stiamo parlando, quando parliamo di Russia, diplomazia del vaccino, di 4 milioni di dosi e poi di promesse, una sorta di pagherò bancario a consegne a fine anno di miliardi. Quindi calma e gesso. Calma e gesso, andiamo. Grazie. In pubblicità, poi torniamo, subito.